Ciao ragazze, ultimo video della carrellata di oggi. Ne ho fatto un bel po' oggi. E questo è il video dei prodotti finiti nel mese di luglio. Questo mese, rispetto ai soliti mesi, che come sapete io finisco sempre una valanga di roba, questo mese ne ho finiti un po' di meno perché mi trucco un po' meno spesso, perché comunque con questo caldo è praticamente impossibile truccarsi. No, vabbè, è possibilissimo, però io non ne ho tanta voglia. E allora ho finito pochi prodotti, però non pochissimi rispetto al solito, sono pochi. Iniziamo subito con i campioncini, che sapete che io di profumo li sto provando tutti per poi decidere quale profumo è il mio profumo. Allora, ho provato questo di Lily, si chiama Lily Stella McCartney Eau de Parfum 1, e questo mi è piaciuto. È un profumo che mi piace. Questo è praticamente il packaging della confezione grossa. Buono. Poi ho finito, che sicuramente direte no, ancora, ma quanti ne hai? Li ho finiti. Allora, questi profumini che avevo preso a Cosmoprof, uno è Be Glamorous Be Mayo, che è questo qua. Tutti e due sono belli forti, per questo non li usavo. E questo è Be Sexy Be Mimosho, forte, molto molto forte. Ecco i profumini, ci siamo. Passiamo ai capelli. Per i capelli ho finito uno shampoo, che è questo qua, all'enè e aceto di mora della Garnier. Buono, mi piace, ma è soprattutto, lo usavo perché è soprattutto per i capelli scuri. Io infatti ho capelli neri. Bello, 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 perché dava molto lucentezza al capello. I riflessi naturali del capello venivano evidenziati maggiormente, e in più rimanevano molto puliti. Infatti li lavavo un giorno sì e due no, mentre con degli shampoo che sto utilizzando adesso, che ho sbagliato a prenderlo, me li sto praticamente lavando tutti i giorni. Vabbè, d'estate è anche normale. Comunque questo ve lo consiglio, sono 250 ml, 12 mesi dall'apertura. La profumazione è molto molto buona. Sempre della Garnier Ultra Dolce ho finito il balsamo crema all'olio di avocado e burro di karité per capelli ricci e mossi. Sì, lo so che non li ho più, però lo dovevo finire, non potevo buttarlo così, perché comunque mi rende i capelli molto morbidi e ha un profumo buonissimo. Sono 200 ml, 12 mesi dall'apertura ed è finito. Poi un altro prodotto per capelli è questo qua, che è della Nutrizione della Yves Rocher. Questo qua era un balsamo da mettere solo nelle punte. Sinceramente non ho trovato chissà che miglioramento, però il profumo era molto buono e lo mettevo solo sul fondo dei capelli. Mi era stato inviato come omaggio questo. Erano 50 ml, 12 mesi dall'apertura. Diciamo che la profumazione era buona ed era un balsamo senza risciacquo. Eccolo qua. Per i capelli ho finito. Sì. Altri due prodotti Yves Rocher, uno che mi è piaciuto e uno no. Il primo che mi è piaciuto è questo, che è il della linea Kudados e The Institute, e questo è un peeling. Dice applicare uno strato leggero di peeling sul viso umido, evitare il contorno occhi, massaggiare delicatamente. Il l'inci fa alquanto schifus, però in teoria Yves Rocher e Bottega Verde dovrebbero essere abbastanza naturali, ma non lo sono, non sono bio. Ed è al 75 ml, 6 mesi dall'apertura. Praticamente questo scrub era molto, cioè i grandi erano molto molto vicini, grattava bene la pelle, quindi andava a rigenerare il viso e quindi andava a togliere le cellule morte, e mi piaceva. La profumazione no, perché sa che quel miele è andato a male. Di quel miele che secondo me è andato a male. Poi a me il miele non piace, però come efficacia del prodotto è valido. E poi una maschera sempre della stessa linea che non mi è piaciuta è la mascherilla Peel Off
maschera a strappo purezza vegetale, che è questa qua. Era praticamente una maschera che veniva messa con tipo a gel, che veniva messa su tutto il viso, però andava a formare la patina, quindi poi bisognava comunque strappare per toglierla, quindi non andava tolta con le spugnette ma a strappo. A me faceva veramente male quando la strappavo, mi rimanevano i residui e dovevo per forza chiamare qualcuno per farmela togliere. Questa qua ve ne avevo parlato dei prodotti flop del 2011, sì, e non mi è piaciuta perché ero sempre lì che dovevo farmela togliere da qualcuno, e infatti ultimamente la utilizzavo come gel rinfrescante, che praticamente lo mettevo e lo toglievo subito, così non si induriva. Questa era 75 ml, 6 mesi dalla apertura, una grande faticaccia per finirla. Una crema che invece mi è piaciuta molto, che mi era stata omaggiata in un acquisto che avevo fatto, è questa dell'Apoteca Verde per pelli miste. La profumazione è molto molto buona, del citriolo, infatti si sente ancora un po', ed era praticamente 40 ml, 12 mesi dall'apertura. Era molto molto rinfrescante, molto carina da utilizzare e in più andava a opacizzarmi la zona T del viso, quindi perfetta. Sempre per quanto riguarda il viso, prodotti make up questo mese non ne ho, quindi sono tutti prodotti della skin care o comunque per il corpo. Ho finito una confezione di strip che ce l'avevo vecchia, è finita. E devo dire che questi a me i punti neri non li tolgono tutti, però ho notato che da quando li uso comunque qualche punto nero va via, e quando comunque vado a strappare ci sono i punti neri sopra, quindi sì, è brutto da dire, però è così, e quindi mi piacciono. Sono quelli che comunque andate comunque a tamponare un po' la zona umidendola, e poi dopo andate a applicare il cerotto, lo tenete per non mi ricordo quanto, 10-15 minuti, e poi andate a strappare. Ci sono sia da naso, sia quelli piccolini, e sia questi qua per le zone in dettaglio. Poi ho finito i dischetti della Valis, che sono dei dischetti normalissimi, quindi inutile che ve li recensisco. Comunque sono 80 pezzi, 100% puro cotone, non mi ricordo, un euro forse ho pagato. E poi ho finito le mie salvette liceo preferite in assoluto, sono le migliori, le favolose. Ve le ho recensite in mille salse, sono le mie preferite. E ho finito di nuovo lo struccante della Clinians, che secondo me strucca molto bene, non mi irrita l'occhio e mi piace molto anche la profumazione del fiordaliso. Sono 150 ml, 6 mesi dall'apertura, e io lo pago di solito sui 3 euro, se non sbaglio. Infine, per mia soddisfazione, ho finito due burro cacao che io non ho mai finito in vita mia burro cacao. Questo del Labello, completamente ultimizzato, era il soft rosé, ed è questo qua, sono 4,8 grammi, 12 mesi dall'apertura, terminato. E poi ho finito questo della Yes to Carrots, questo qua era il berry, che penso fragola, sì, fragola, fragola, anche questo ultimato. Bene ragazze, questi sono i miei prodotti finiti, sono un po' meno degli scorsi mesi, come vi dicevo, di make up non c'è assolutamente niente, ma perché negli scorsi mesi ne ho finiti tanti, quindi ho dovuto acquistare altre cose che mi mancavano, e comunque mi sto truccando veramente poco. Vi mando un grande bacione e vi aspetto nei prossimi video. Ciao ragazze!